Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo della lingua tedesca. Primo volevo dirvi che io, prima di arrivare qui in Germania, avevo già studiato il tedesco, ma lo sapevo, diciamo, a livelli non eccellenti, non altissimi. Infatti l'ho studiato solamente un anno a scuola e con un insegnante, diciamo, che era sì capace, perché il tedesco lo sapeva anche bene, però non era in grado di insegnarmelo. A fine della scuola io avevo circa uno scarso livello A1 e la mia associazione, con quella con la quale sono partito, richiedeva un livello A2 e quindi mi proponeva o di fare prendere lezioni private in Italia o di appunto andare un mese prima in Germania e impararlo qui con appunto altri corsi, però sempre qui in Germania. Ho deciso di optare per la prima decisione perché in questo modo sarei stato più tempo con la mia famiglia e con i miei amici, dato che poi non li avrei visti per 11 mesi. Così dopo 2 mesi e mezzo di lezioni private, di sicuro il mio tedesco non è riuscito ad arrivare a un livello A2, ma comunque è aumentato di molto. Io infatti ho detto alla signora che mi faceva ripetizioni, che ho imparato più in questi 2 mesi e mezzo di lezioni private che in tutto l'anno scolastico. Appena arrivato in famiglia, ho riscontrato i primi problemi, ma questi, diciamo, si sono subito risolti semplicemente chiedendo, se potessero i miei genitori ospitanti parlare più piano e in modo più semplice. Il problema più grande era ed è la scuola, ma la scuola non nel senso parlare tra compagni o parlare anche con gli insegnanti, ma nel senso comprendere le lezioni. Infatti questo, diciamo, è il che posso dire che è il più grande ostacolo che ho trovato da quando sono venuto qui in Germania. All'inizio, quando i professori parlavano, era, diciamo, normale non capire niente. Ora le cose sono un po' migliorate, riesco a capire di chi, di che cosa, quale argomento e anche qualche piccolo dettaglio durante la lezione, ma non di più perché comunque vengono usati termini molto specifici, per esempio per le materie scientifiche, dove ci sono formule, operazioni da fare. Provate a pensare, fare un'equazione di matematica o una disequazione, i passaggi che dovete fare e qualcuno che li deve spiegare in tedesco. Non è così facile perché la maggior parte degli argomenti io non li ho fatti in Italia, quindi sono tutti nuovi anche per me, quindi è ancora più difficile. Per fare i compiti, durante sempre le Daltonstunde in cui vi ho parlato nel video della scuola, fare i compiti richiede tanto tempo, cioè per fare un esercizio ci metti tanto tempo e comunque i professori ti capiscono anche se tu non lo fai perfetto o non ne fai uno, ne fai solo uno, ti capiscono. Cioè, ti vengono incontro, diciamo. Nelle verifiche c'è sempre bisogno del dizionario e anche con quello delle volte non riesci a capire veramente cosa ti sta dicendo la consegna. Faccio un esempio: ci sono delle parole, come sapete in tedesco, che si compongono da una prima, una seconda oppure anche una terza parola e il dizionario non ha tutte queste parole, cioè ce l'ha tutte separate e anche mettendoli insieme non troverete mai la giusta traduzione per l'italiano. Per imparare bene il tedesco consiglio di imparare bene le basi, la struttura della frase secondaria e anche per quanto riguarda le preposizioni, e senza dimenticare mai il dativo, l'accusativo, il genitivo. Se dovete venire in Germania, vi consiglio di saperlo abbastanza bene. Io lo sapevo così così e questa cosa all'inizio mi è stata un po'. Diciamo che loro, i tedeschi, tendono più a parlarti quando conosci la loro lingua. Se tu gli parli in inglese, dicono sì, ok, non ti stanno lì a parlare come adesso che riesco a interagire con loro, scherzare, cose del genere. Il tedesco è difficile, non suona bene, ma è importante. Questo è quello che penso del tedesco.
come ogni volta, se avete qualche richiesta, i commenti sono qui apposta. Al prossimo video.